Sottolineava questa mattina in un altro incontro su questi temi il presidente Errani come la difficoltà iniziale più significativa sia stata proprio quella di predisporre prima dell'intervento la griglia della scansione delle regole in assenza di una legge che facesse il suo dovere. Noi sappiamo che ovviamente ci sono tanti settori della società che non sono regolamentati, non è necessario regolamentarli tutti, ma certo quando si deve intervenire in maniera corposa e significativa su settori che non sono regolamentati, il problema è di grande spessore e soprattutto di grande difficoltà. Qui i fondamentali ci sono tutti. Innanzitutto un ampio territorio che per effetto del terremoto da un lato ha messo in luce alcune fragilità e dall'altro ha messo in luce come la salvaguardia soprattutto diciamo della capacità produttiva di una società sia particolarmente esposta quando si verificano eventi di questo tipo. Ma quando si passa al settore delle abitazioni, forse l'analisi è stata a quale veniamo condotti da un evento di questo genere è ancora più impietosa, perché ci mette davanti i problemi di una società che è già in transizione. Tutti in terremoto o non terremoto stiamo già parlando del ruolo che deve sussistere nella società futura fra recupero e nuova edificazione. Tutti sappiamo, tutti ci poniamo il problema di come i nuovi edifici debbano avere caratteristiche meno energivore in conseguenza anche della trasformazione della società e della difficoltà dell'approvvigionamento energetico e del suo costo. Bene, tutto questo viene in una situazione come quella del terremoto che impone di ricostruire, di partire dall'idea cioè che il più grave errore sarebbe quello di limitarsi, non come fu all'inizio del secolo scorso col campanile di Venezia, come era e dove era, ma di non applicare questo principio a un terreno completamente sbagliato che è quello della ricostruzione degli edifici. In sostanza noi abbiamo da un lato il tema della sostenibilità ambientale e dall'altro quello della qualità urbana che in una situazione come quella che abbiamo davanti, in cui c'è la necessità di ricostruire, si presentano con caratteristiche di urgenza e di forza da imporre una riflessione con approfondimenti culturali e tematici adeguati per aiutare non solo le istituzioni ma anche i cittadini e gli imprenditori impegnati in questa attività ad avere davanti a sé dei riferimenti significativi e forti. La bioarchitettura indubbiamente si pone all'interno di questo crocevia, cioè da un lato sostenibilità ambientale e dall'altro qualità urbana, da coniugare in funzione di una esigenza particolare che può anche fare scuola, perché le caratteristiche che ha avuto questo sisma, sia per le zone particolari sulle quali è intervenuto, sia per le condizioni economiche particolari in cui è intervenuto, può essere un punto di riferimento estremamente significativo per approfondimenti alti e importanti. Sotto questo profilo anche il ruolo della domotica ha uno spessore particolare e mi spiego meglio. Questa è una occasione in cui nel momento in cui si ricostruisce, nel momento in cui si ricompone il quadro urbanistico ed edilizio delle città e degli insediamenti, deve anche essere in grado di
cogliere questa occasione per affrontare quei temi di grande rilevanza sociale che sono legati alle caratteristiche della popolazione. Una città con più anziani, una città che ha maturato una forte cultura dell'handicap, una città che è anche capace di prendere questi problemi nella loro dimensione collettiva e coniugarli, operazione sempre difficilissima, fino ai passaggi più reconditi della vita privata delle persone, e cioè come si costruiscono le scale, come si costruiscono gli ascensori, come in relazione a certi handicap sia necessario strutturare le case, come deve essere realizzata la casa di un anziano. Naturalmente questo introduce un ulteriore elemento di grande significato, perché è evidente che più si induce a produrre questi materiali su larga scala, più l'apporto delle imprese private per aumentare e personalizzare le caratteristiche che debbono avere gli arredi e comunque gli altri aspetti morfologici delle abitazioni, introduce elementi innovativi di grande significato. Mi pare che quindi sia importante che tutto questo avvenga in un contesto in cui le istituzioni, il mondo delle imprese, le associazioni dei cittadini sono coinvolti in un dibattito importante, perché da questo dibattito tutti sappiamo bene che se lo sappiamo condurre con il dovuto approfondimento e il dovuto rigore, porteremo per tutti un arricchimento che ci servirà anche per risolvere quei problemi da cui sono partito, cioè quei problemi che in generale riguardano in particolare il rapporto fra recupero e nuova edificazione e la capacità di costruire case che siano a misura dell'ambiente e a misura di chi deve in esse abitare. Vi ringrazio.